amicidipalermomania.it, ciao a tutti, ci troviamo in via Marchese Ugo numero 56 presso la sede dell'associazione Fare Sicilia Insieme. Andiamo a vedere di cosa si tratta, seguitemi. Ci troviamo in compagnia di Giuseppe La Barbera, benvenuto, presidente dell'associazione Fare Sicilia Insieme. Allora, quando è nata l'associazione? Vuoi parlarcene? L'associazione è nata da un lungo lavoro, quindi non ho una data precisa in cui posso dire l'associazione è nata quel giorno. Lavoriamo sull'associazione da almeno un anno, dove gruppi di persone che vengono da orientamenti politici differenti, ma anche persone comuni, semplici, che mai hanno fatto politica, piano piano hanno iniziato a confrontarsi sul piano delle idee, sul piano delle intenzioni e hanno scoperto di avere un comune denominatore, che è quello che è della voglia di fare. Così a distanza di un anno ci siamo messi tutti insieme, ci siamo fidanzati, abbiamo fatto questo sodalizio e il matrimonio poi è nato dal notaio circa un mese fa. Quindi di recente, come è suddivisa la vostra associazione? Vi sono dei dipartimenti? A chi sono affidati? Noi abbiamo preferito, innanzitutto tengo a dire che cerchiamo di fare tutto in maniera assolutamente insieme. Non c'è quasi nulla che decidiamo da soli, quindi soltanto in alcuni momenti, magari in cui lo Stato ci porta a dover prendere decisioni immediate, quasi tutto è portato da una lunga discussione, forse troppo lunga a volte. Per questo abbiamo diviso l'associazione in dipartimenti. L'associazione è divisa nel Dipartimento Comunicazione affidata alla dottoressa Marianna Labarbera, la cultura che è affidata al professore Aurea, le politiche sociali sono state affidate per l'ampiezza del contenuto a due dottoresse che sono espressione proprio delle politiche sociali perché hanno grandissima esperienza nel settore, che sono Grazia Grippaldi e Nunzia Sgadali. E poi abbiamo ancora la vivibilità cittadina, affidato a un cultore della vivibilità cittadina che è Massimo Brizzi. E poi mi lodo del titolo di presidente di questa associazione. So che avete istituito lo sportello delle piccole cose, ecco, può spiegarci di cosa si tratta? Con piacere, oltretutto vorrei non spiegare soltanto lo sportello delle piccole cose, vorrei prima di tutto dire che la nostra associazione è talmente convinta di quello che fa che abbiamo addirittura creato un codice etico che ci consente attraverso questa carta che un gruppo di amici ha steso, ha riflettuto, ha continuato a darci delle regole chiare che possono essere condivise o no, in modo tale che le persone sanno di cosa parliamo, sanno quello che facciamo e soprattutto sanno che in questo modo si sentono vicine alla nostra associazione o meno. Lo sportello delle piccole cose è intuizione del nostro responsabile delle comunicazioni, Marianna Barbera, la quale ovviamente sentendo il forte desiderio da parte del pubblico di poter interloquire con le istituzioni, vedendo che spesso non hanno possibilità, dice aspetta, creiamo uno sportello delle piccole cose, così dalla cosa più piccola alla cosa più grande le persone hanno possibilità di confrontarci con noi, spiegare quelle che sono le loro problematiche e di volta in volta discutere con noi anche la possibilità di risolverli insieme. Quindi la vostra è un'associazione aperta, chiunque può farne parte. Chiunque sia animato da volontà, da serietà, da trasparenza e dal desiderio di ricordare che le regole vengono rispettate. Iniziative avete in programma? Adesso ci stiamo per imbattere in una vera e propria battaglia, che è quella dei beni confiscati alle mafie. Non so se lei ha visto ultimamente la Petix, la quale ha denunciato molte associazioni culturali che sono state assegnate ad associazioni, molte associazioni culturali che hanno visto assegnati beni confiscati alle mafie, ma queste associazioni culturali sono in realtà associazioni fantasma. Non solo, ma ultimamente sono stati assegnati anche a persone estranee a quelle che è la cultura siciliana. Ora, io non ho niente in contrario contro nessuno, secondo me l'abitazione, la casa è un bene che dovrebbe essere garantito, come è garantito dalla Costituzione. Ma nella lotta contro la mafia, questi beni sequestrati dalla mafia hanno un significato particolarissimo, perché sono lotte di anni, anni e anni e anni, e tanti ancora anni, in cui la Sicilia è stata vessata e colpita dal dito di tutti gli italiani e degli stati esteri come mafiosi.
Noi abbiamo fatto tantissimo per ribaltare questa situazione, i risultati si vedono, perché non sono soltanto gli arresti eccellenti che sono stati merito della polizia, a cui va il mio grandissimo applauso perché hanno fatto un lavoro eccellente, ma è anche quello della gente comune che ha lottato contro le mafie, contro i propri estorsori, contro i propri aguzzini. E quindi credo che i beni confiscati alle mafie vadano per prima alle persone che hanno ricevuto tanto male dalla mafia, che è il popolo siciliano. Per questo la battaglia che ci intesteremo sarà una raccolta di firme destinate al sindaco, il quale detiene la possibilità di decidere a chi vanno i beni sequestrati dalla mafia attraverso una graduatoria, però può decidere di darlo anche al popolo siciliano. Quindi faremo una raccolta di firme che presenteremo al sindaco di Palermo, Diego Cammarata, nel quale chiederemo che i beni confiscati alle mafie vadano a quelli di Palermo, ai cittadini di Palermo. Perfetto, io la ringrazio, allora in bocca al lupo per la vostra associazione, a tutti gli amici di palermomania.it un saluto e alla prossima, ciao! Grazie.